Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi volevo proporre una ricetta, un video tutorial di una ricetta che è una cosa veramente per me è la pace dei sensi, è il mio piatto preferito perché si tratta della pizza. Ora, io volevo fare una premessa. La pizza è un piatto assolutamente tipico e tradizionale a Napoli. Io non sono di Napoli. E quindi la mia ricetta non sarà proprio la pizza tradizionale napoletana, ma sarà la pizza come la faccio io. Quindi vi dico già che se c'è qualcuno di Napoli che sta guardando questo video, di non sgridarmi, perché comunque io vi propongo la mia ricetta e non ho assolutamente la pretesa che sia la pizza napoletana perfetta, perché sicuramente la perfezione non è una cosa che mi appartiene. Però, siccome io faccio spesso la pizza in casa, volevo fare il tutorial di come la faccio io, quindi condividere la mia ricetta. Detto questo, vi lascio al tutorial. Gli ingredienti per realizzare la pizza margherita sono farina, acqua, sale, lievito madre, pomodoro e mozzarella. Io ho già unito in questa terrina lievito e farina, più o meno 50 g di farina e tutto il lievito madre. Andremo ad aggiungere adesso un pochino d'acqua tiepida gradatamente perché dovremo andare a mescolare la farina con l'acqua tiepida in modo da formare, diciamo, un panetto che poi andrà fatto lievitare per circa mezz'ora. Quindi più o meno dovrete ottenere questa consistenza che vedete adesso, quindi non deve essere troppo liquido e non deve essere neanche troppo duro. Quindi in questo modo ve l'avvicino così la vedete, la consistenza deve essere più o meno questa. E una volta raggiunta lo lasciate riposare, lo lasciate lievitare tranquillamente per almeno 20 minuti, poi a seconda di quanto è calda o fredda la vostra casa, perché se è più calda lieviterà prima, se è più fredda ci vorrà di più. Diciamo più o meno 20 minuti, mezz'ora. E poi ci vediamo dopo per vedere tutto il procedimento. Adesso che è lievitato l'impasto, andiamo ad aggiungere la farina, l'acqua e il sale, perché dobbiamo andare a formare ovviamente la pasta per fare la pizza. Quindi aggiungete un po' di farina e un pochino di acqua tiepida, l'acqua è meglio sempre se è tiepida, un cucchiaino di sale. Una volta ottenuto un impasto più o meno di questo tipo, andiamo a stendere tutto con il mattarello. Ovviamente io uso il mattarello perché non sono così tanto brava da riuscire ad utilizzare le mani come fanno i veri pizzaioli, perché io sono consapevole che la pizza va stesa con le mani, però ragazzi, io vi confesso che non sono assolutamente capace e quindi devo utilizzare il mattarello. Ecco, adesso possiamo andare a farcire la pizza mettendo il pomodoro, un pochino di pomodoro. Io non ne metto tantissimo perché mi piace che sia un pochino più bianca piuttosto che troppo rossa. Comunque, il pomodoro ovviamente deve andare a coprire tutta la superficie. Una volta messo il pomodoro, dovete andare a mettere la mozzarella. Quindi andate ad aggiungere la mozzarella che avete tritato. Poi se volete potete anche lasciarla a fette, dipende come vi piace. Io la preferisco tritata, su quello ognuno ha i suoi gusti. Io preferisco farla più simile possibile alla pizza che poi trovate, diciamo, nelle pizzerie, anche se, come vi dicevo all'inizio del video, non ho certo la pretesa di fare una pizza che sia uguale a quella che si compra fuori. Però cerco in qualche modo di avvicinarmi il più possibile, di fare in modo che ci assomigli il più possibile. Ecco, a questo punto dobbiamo andarla ad infornare, non deve cuocere tantissimo, sono sufficienti un quarto d'ora, 20 minuti a seconda del vostro forno e poi non vi resta che gustarla. Ecco, questo è il risultato finale. Ovviamente, come noterete, c'è il prosciutto che non avevo messo all'inizio, ma perché ho deciso di aggiungerlo dopo. Comunque, insomma, questo è il risultato. Vi faccio un po' di zoom così riuscite a vederlo meglio. Se provate a realizzarlo, fatemelo sapere nei commenti. Buon appetito e vi do appuntamento alla prossima!